così in pensiero per te. Venite, dovete essere affamati. Accomodatevi e vi darò qualcosa per rifocillarvi. Dunque, Helgen è stata distrutta. Come hai fatto a fuggire? Non so da dove cominciare. Ero stato assegnato alla guardia del generale Tullius. Ci siamo fermati a... dopo essere stati attaccati da un drago. Quando il tuo amico me l'ha detto, anche io all'inizio non ci credevo. Per la pietà di Mara, un drago a Helgen potrebbe arrivare qui a momenti. Sono sicuro che a Riverwood andrà tutto bene. Quando lo Jarl saprà cos'è successo, di certo invierà delle truppe. Avanti, Atlan. Sentiamo il resto. Non c'è molto da aggiungere. Questo drago è apparso nel cielo e ha distrutto tutto quanto. C'è stato il panico. Non so se ci siano altri superstiti. Io stesso non ce l'avrei fatta senza il suo aiuto. Devo tornare a Solitude e avvisare tutti su quanto è accaduto. Speravo tu potessi fornirci cibo, provviste e un posto dove stare. Ma certo. Gli amici di Advar sono miei amici. Sarò lieto di fornire tutto il mio aiuto. Prendi ciò di cui hai bisogno, nei limiti del buon senso, naturalmente. Attraversa il fiume e poi dirigiti a settentrione. La vedrai subito dopo le cascate. Quando arrivi a Whiterun, continua a salire. Una volta sulla cima della collina, sarai a Dragonreach, il palazzo dello Jarl. Lo Jarl Balgruuf governa il feudo di Whiterun. Un brav'uomo. Forse un po' troppo ossessionato dai complotti. Ma del resto, viviamo in un'epoca pericolosa. Finora è riuscito a tenersi fuori dalla guerra, ma temo che non possa riuscirci in eterno. Non credo che ami particolarmente né Ulfric né Elisif. Come biasimarlo? Ma non ho dubbi che alla fine si dimostrerà leale verso l'impero. Non è un traditore. Certo, Skyrim ha sempre fatto parte dell'impero. Questo non vuol dire che approvi tutto ciò che ha fatto l'impero ultimamente, ma i Nord hanno sempre dimostrato una sincera amicizia. Come ho detto, sono felice di aiutare come posso. Prendi tutto quello di cui hai bisogno, nei limiti del buon senso. Ah, dimenticavo che sei a Skyrim da poco. Dovrei dire Jarl Elisif, seppur solo perché era la moglie dello Jarl Thorig quando questi è stato ucciso. Vedi, Ulfric ha assassinato Thorig. È andato dritto al suo palazzo di Solitude e l'ha ucciso. Con l'urlo, se credi alle storie. È stato questo atto a scatenare la guerra. L'impero non ha potuto ignorarlo. Con gli Jarl che iniziano a uccidersi l'un l'altro, siamo tornati ai giorni bui. Alla prossima volta. Advar, hai davvero visto un drago? E com'era? Aveva grossi denti? Sì. L'altro giorno ho sentito Lucan gridare che un ladro era entrato nella sua bottega. Non ero io, lo giuro.
affari imperiali. Vattene. Ti avverto, la tua presenza sta interferendo con gli affari imperiali. Quindi, sparisci. Sì? C'è un freddo pungente. Il gelo non farà bene al mio raccolto. Bene, è tutto risolto. Ma non grazie a te. Certo che no, ma un vero guerriero non avrebbe rinunciato alla possibilità di sfidare un gigante. Ecco perché sono al fianco dei miei fratelli di scudo. Non sei dei nostri, eh? Mai sentito parlare dei compagni? Un ordine di guerrieri. Siamo fratelli e sorelle nell'onore. Se la paga è buona, possiamo risolvere qualsiasi tipo di problema. Non sta a me decidere. Dovrei parlare con Kodlak Biancomanto, a Jorvaskor. Il vecchio sa leggere dentro le persone. Lui guarderà nei tuoi occhi e capirà quanto vali. Buona fortuna se andrai da lui. Tu sembri un tipo forte. Vieni a Jorvaskor e diventa un compagno. Sono stufo di passare tutto il giorno a parlare. Non dipende da me. È Kodlak che decide chi può diventare un compagno. Parla con lui. Va bene, allora.
Alt! La città è chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Va bene, ma sappi che ti terremo d'occhio. Impegneremo a qualsiasi costo, ma servono più spade per i soldati imperiali. Manto grigio o guerrieri nati. Perché non metti da parte il tuo stupido orgoglio e non chiedi aiuto a Erland Manto Grigio? Hai qualche problema d'udito? Ti ho chiesto per quale fazione parteggi, se i Manto Grigio o i guerrieri nati. Sei da poco in città, eh? Whiterun ha due clan, entrambi antichi e rispettati. La differenza sta nel fatto che i Manto Grigio hanno voltato le spalle all'impero, mentre i guerrieri nati gli sono rimasti fedeli. Te lo chiedo di nuovo, Manto Grigio o guerrieri nati? Prima o poi dobbiamo scegliere tutti da che parte schierarci. Vita all'impero. Cerchi mio marito Nasim? Controlla il deretano dello Jarl. Di questi giorni ci si infila in continuazione. Possano quei Manto Grigio finire nell'oblio. Vogliono il ritorno dei Manto della Tempesta. Dicono che Elgen sia stata attaccata da un drago. Se uno di quei mostri dovesse venire qui, ancora quei due. Guardalo negli occhi. Fate attenzione. Fatti sotto e datti da fare. E aspetti. Divertente uccidere. Farò bruciare. Nerevar mi guida. Presta attenzione, potresti imparare qualcosa. Comanda cosa? Ognuno comanda se stesso. Se stai pensando di unirti, Kodlak è l'uomo che cerchi. Alla prossima. Questo sarebbe il tuo meglio, eh?
ma sento ancora il richiamo del sangue. Lo sentiamo tutti. Una persona sconosciuta entra nella nostra sala. Ora, vieni, fatti dare un'occhiata. Sì, forse. Vedo una certa forza di spirito. Maestro, non starai davvero pensando di accettarla? Non sono il maestro di nessuno, Vilkas. E l'ultima volta che ho controllato, avevamo dei letti liberi a Jorvaskor, per coloro che hanno una fiamma che arde nel cuore. Chiedo scusa, ma forse non è ancora il momento. Non so nulla di questo forestiero. A volte vengono da noi persone importanti. Altri uomini e donne vengono da noi a cercare la loro fama. Non fa differenza. Quello che importa è il loro cuore. E il loro braccio. Certo, come te la cavi in battaglia, fanciulla? Datti una calmata, non c'è bisogno di fare i gradassi qui. Ecco Vilkas, metterà alla prova le tue capacità. Vilkas, portala nel cortile e vedi cosa sa fare. Sì. Non qui, nel cortile. Vieni. Serve qualcosa? Mio fratello Vilkas è più bravo di me a parlare. Dovrebbe essere qui in giro, da qualche parte. No! Non qui, nel cortile. Vieni. Il vecchio ha detto di esaminarti. Quindi, muoviamoci. Sferra qualche attacco contro di me, così vedrò come ti muovi. Non preoccuparti, ho la pelle dura. Vedi, non uscirai vivo, d'accordo? Non male. Potresti farcela. Ma per ora sei ancora un cucciolo, recluta. Quindi fa quello che ti diciamo. Ecco la mia spada. Portala a Erland per farla affilare. E fa attenzione, probabilmente vale più di te. Non ho problemi ad affrontare i banditi. Qui si parla di draghi. Tutto deve essere in pazzo. Thank you.
cosa potrebbe succedere? Niente. Cosa significa questa interruzione? Lo Jarl Balgruuf non riceve nessuno. Credo che abbiamo bisogno di maggiori informazioni prima di agire. In qualità di Uscarlo, devo occuparmi dei pericoli che minacciano lo Jarl o la sua gente. Hai la mia attenzione. Ora dimmi ciò che hai da dire. Sai di Helgen? Allora lo Jarl vorrà parlarti di persona. Avvicinati. Dunque eri a Helgen. Hai visto con i tuoi occhi questo drago? Per Ismir, Irelet aveva ragione. Cosa dici ora, Proventus? Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si aggira tra le montagne. Lo Jarl di Folkrit la vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric e che ci stiamo preparando per attaccarlo. Basta così. Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Jarl. Chiedo scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Sarebbe meglio. Ben fatto. Mi hai cercato di tua iniziativa. Hai reso un servizio a Whiterun, non me ne dimenticherò. Prendi, come segno della mia gratitudine. Potresti fare un'altra cosa per me. Magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Avanti, troviamo Farengar, il mio mago di corte. Stava indagando su una questione collegata a questi draghi e alle voci sui draghi. Cosa ti porta qui? Immagino tu sia la nuova recluta, giusto? Oh, non preoccupartene troppo. Un tempo erano tutti pivelli. Solo che non gli piace parlarne. E non fare sempre quello che ti viene detto.
Nessuno comanda all'interno dei compagni. Non sono un vero e proprio compagno, ma nessuno di loro sa come far funzionare bene una forgia. Per me è un onore servirli. Il mio nome è Erland Mantogrigio. Lavoro alla Forgia Celeste. Abbiamo il miglior acciaio di tutta Skyrim, di tutta Tamriel. Avrei un favore da chiederti. Sto lavorando a uno scudo per Ela. Mia moglie è in lutto e devo tornare presto da lei. Ti sarei grato se potessi consegnare questo ad Ela da parte mia. Aiutare un vecchio fabbro non è un ordine, ma un atto di cortesia. Ora devo tornare al mio lavoro. Io sono solo una... Per la caccia di stanotte? Stavo pensando che dobbiamo muoverci con discrezione. Non c'è niente di male in quello che stiamo facendo. Sai che al vecchio non... Se vuoi cacciare insieme a me, devi avere piedi veloci e occhi ancora più rapidi. Ah, bene! Aspettavo questo momento. Aspetta, mi ricordo di te. Quindi il vecchio crede che tu abbia del potenziale, immagino. La conosci? Ho visto che si allenava con Vilkas nel cortile. Ah, sì. Ho sentito che gli hai dato una bella lezione. Non farti sentire da Vilkas. Credi di farcela contro Vilkas in un vero duello? Ah, sei una donna che parla con le proprie azioni. Ecco perché mi sei piaciuta fin dal primo momento. Andiamo, ora Farkas ti mostrerà dove potrai riposare. Cosa vuoi? Farkas. Mi hai chiamato? Certo che sì, genio. Va a vedere a questa matricola dove dormono le reclute. Recluta? Ah, mi ricordo di te. Vieni, segui. Ancora tu. A Schiore e Adela piace prendermi in giro. Ma in fondo sono brave persone. Essi ci spronano a dare il meglio di noi stessi. È bello vedere una faccia nuova. A volte qui ci si annoia. Spero che resterai qui. Questa vita può essere dura. Gli alloggi si trovano quassù. Scegliti un letto e dormi quando hai sonno. Tilma si occuperà delle pulizie, come sempre. Bene, eccoti qui. Sembra che gli altri non vedano l'ora di conoscerti. Se cerchi lavoro, vieni da me o vada a Ela.
Schior e Vilkas potrebbero avere degli incarichi per te una volta che avrai una certa reputazione. Buona fortuna e benvenuto tra i compagni. A proposito, se sei in cerca di qualcosa da fare, abbiamo dei problemi qui nel feudo di Wyvern. Niente di cui non possiamo occuparci. Succhia sangue, vampiri. Prendi tutte le precauzioni possibili. Basta un morso e potresti trasformarti in uno di loro. Ottimo. Fagli assaggiare la tua lama. A proposito, se sei in cerca di qualcosa da fare... Schior dice che io ho la forza di Isgramor e mio fratello la sua intelligenza. Saremo nel circolo, potremmo cambiare le cose da queste parti. Non credo che il circolo funzioni così. Ma ci comandano sempre a bacchetta. I giovani guerrieri farebbero bene a dare ascolto a quelli più anziani. Loro sono sopravvissuti. Uomo, hai detto, lasciate che vi mostri il potere di Talos. Signora, è da per me. Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Di solito è divertente. Yarla, praticamente ha consentito a rimandarti a Riverwood. Va bene, Oscar, ce ne andremo immediatamente. Siamo noi contro un drago.
Lo sapevi che esistono dei frutti che in realtà crescono meglio nel clima freddo? Li hanno visto insieme ai compagni. Facciamo così, comincia a correre. Meglio. Arresto!